Grande Sud rompe gli indugi. Il silenzio del presidente Dorsi sulle richieste avanzate dal capogruppo in consiglio provinciale Orazio Guarnaci ha determinato il partito di Michele Cimino a sistemarsi all'opposizione rispetto alla giunta. Guarnaci, su mandato pieno del partito, aveva incontrato il presidente Dorsi per verificare se ci fossero ancora le condizioni per trovare un ultimo sussulto di dignità politica e rilanciare la offuscata ed inconsistente azione amministrativa dell'ente, soffocata da un esacerbato autoritarismo del presidente, ed ha posto alcune priorità amministrative quali la realizzazione di un piano provinciale dei trasporti, la realizzazione del piano provinciale energetico, attivare il piano provinciale dello sviluppo e dell'occupazione. Inoltre Guarnaci aveva chiesto l'azzeramento della giunta, incaricando nuovi assessori altamente qualificati, conferendo loro totale autonomia d'azione, argomenti che sono stati proposti in questi anni dai consiglieri di Grande Sud e condivisi dagli assessori Ferrara e Montana, i quali più volte hanno sollecitato il presidente Dorsi a mostrare un pizzico di responsabilità e interesse verso la collettività. Purtroppo il presidente Dorsi, aggiunge Guarnaci, era troppo impegnato psicologicamente da una perenne campagna elettorale, sia per le sue prossime elezioni sia per le regionali, tradendo le aspettative dei cittadini. Dopo l'incontro con Guarnaci, il presidente Dorsi, dichiarando di non avere autonomia decisionale e pertanto si sarebbe dovuto rapportare con altri soggetti per poter decidere, assumeva un atteggiamento di latitanza politica, evitando di prendere le dovute decisioni e rifiutava di assumersi le responsabilità che il suo ruolo gli impone. Pertanto Dorsi, tentando di sfuggire ai suoi doveri istituzionali, si è rifiutato ancora una volta di assumersi le proprie responsabilità finalizzate a rilanciare l'azione amministrativa impegnandosi per il bene comune. Domani l'ufficio di coordinamento provinciale, con la presenza degli assessori uscenti, dei consiglieri provinciali e dell'onorevole Michele Cimino, annunceranno il passaggio del gruppo all'opposizione. Alle dichiarazioni di Grande Sud replica il capogruppo del Movimento per l'Autonomia, Totò Scozzeri. Grande Sud esce fuori dalla maggioranza Dorsi solo 6 mesi prima dalle elezioni, dopo aver amministrato in piena autonomia pur avendo in consiglio provinciale solo 2 esponenti. Adesso parlano di nomine, ma non hanno detto niente, aggiunto, quando hanno preteso la vicepresidenza affidata a Paolo Ferrara e 2 assessorati a fronte, ripeto, di 2 consiglieri che non ne faranno sicuramente la differenza. È comodo uscire dalla maggioranza adesso, dice ancora Salvatore Scozzeri, ma è semplicemente vergognoso. Quanto alle accuse al presidente, che viene definito autoritario e che avrebbe fatto le nomine per soli fini elettorali, Scozzeri sostiene: tutto quanto è stato fatto è stato concordato con gli alleati. Se si vuole accusare Dorsi di aver amministrato male, conclude Scozzeri, si deve essere onesti e dire che gran parte della responsabilità pesa anche sul gruppone di Grande Sud, che ha avuto potere decisionale ampio e condiviso. Noi non ci stiamo.